Ma hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo video di Yo-Kai Watch 3. Avete letto bene il titolo, finalmente anch'io andrò a reclutare i 7 dei della fortuna o della buona sorte, se volete chiamarli in questa maniera, che è anche più corretta volendo. E per farlo però abbiamo bisogno di un oggetto, o meglio una serie di oggetti che però sono comunque sia tutti quanti lo stesso oggetto, frammento spettrale. Energy globi di anime che si sono unite, può formare un'aura. Come si prendono questi frammenti spettrali? Iniziamo da come prenderli. Si possono prendere facendo appunto le missioni in Blaster Steel, oppure ricercando in giro gli oggetti che luccicano, oppure dentro le ceste viola. Però, secondo me, il metodo più veloce senza usare QR code, che però comunque sia ci sono sul sito yokaiwatchworld.net, e vi lascio anche il link in descrizione direttamente al QR code, basta solo selezionare frammento spettrale e avete 300 QR code per i frammenti spettrali. Però si può anche fare in questa maniera: andiamo al deposito di Rottami e c'è questo cartello, questo quiz cartello che ci chiede chi è questo yokai. Tribù generosa, portala a terra, ama l'ambiente, è nonno verde. Scriviamo nonno verde, lo evochiamo appunto yokai, e se gli diamo i frammenti di polvere che troviamo con l'aspirapolvere, lui ci darà in cambio, per un certo numero di granelli di polvere, ci darà in cambio dei frammenti spettrali. Però ovviamente il metodo più veloce del mondo è usare appunto il QR code che trovate comunque sia in descrizione, lo ripeto ancora una volta. Una volta fatto, si va alla ruota sogno. Una volta arrivati parlerete con questo signore, Mr. Golden Buff. Vuoi scambiare frammenti spettrali con aure? Certo. Ecco, da incandescente iniziano tutte quante le aure per combattere appunto contro i 7 dei della buona sorte. Ora, il primo è aura incandescente Bishamonten, però c'è anche aura sfavillante che vi fa combattere contro Bishamonten serio, e così per tutti quanti gli altri yokai. Però a cosa serve combattere contro la versione seria di questi yokai? Serve a trovarlo con un livello più alto. Semplicemente questo, ovviamente sarà più forte, sarà più difficile combatterlo, però avrete uno yokai di livello 70 se scegliete appunto serio, mentre lo avrete di livello 50 mi sembra se scegliete la versione normale, e invece di livello 40. Io per metodi dimostrativi combatterò ovviamente la versione normale e userò solamente un'aura per ciascuno, però se volete combattere la versione seria ve ne consumerà 3, quindi fate voi, decidete. E ovviamente diciamo che mi faciliterò molto le cose usando il frutto proibito. Anche il frutto proibito lo trovate nei QR code, basta sempre selezionare l'immagine e avrete 600 QR code per il frutto proibito. Anche se penso che più di 99 per volta non se ne possono portare nello zaino, quindi state attenti a non usarne più di 100, altrimenti ve lo elimina e non potete più recuperarlo. Quindi io ne ho in possesso 6, fatemi andare a scansionare un altro allora. Ho scansionato un QR code dei frammenti spettrali e me ne ha dati 10, scansionandone solo uno. Quindi alla fine della fiera sono 300, sono 3x10, 3000. Potete avere fino a 3000 frammenti spettrali in totale. Io direi di combattere loro contro Bishamonten. Iniziamo, ho anche i frutti proibiti, così recluto tutti quanti al 100%. Appena selezioniamo appunto lo yokai contro cui combattere, veniamo immediatamente teletrasportati da lui. Nave tesoro dei 7 dei della fortuna. Ah, quindi proprio fortuna, ok. No, perché in inglese fortune è buona sorte, quindi ok. Bishamonten. Io sono Bishamonten, uno dei 7 dei della fortuna. Sono il dio della battaglia, della guerra e dei bisticci in generale. Quindi, Sun Tzu? Ovviamente so perché sei qui. Sei qui per sfidarmi, non è vero? Ebbene, è a questo che ambisce ogni singolo yokai. Ti concedo la gioia di combattere contro di me. Perché quell'espressione preoccupata? Non sono un orco, sai? Ah no, sai com'è, quelle corna in genere. Ci andrò piano questa volta. Quindi buttati pure. Oh, forse contro la versione seria ha un altro dialogo? Ci sarò pure andando piano, ma sono comunque il dio della guerra. Non rimanerci troppo male, ok? Bene, ho messo in squadra anche Kyubi perché mi servivano yokai che appunto se ne fregasse delle alterazioni del tipo del nemico.
e Kyuubi è lo yokai adatto a questo scopo. Ok, siccome potrebbe andare KO semplicemente con la pistola. Ecco qua, gli do lo zuccherino e poi lo facciamo fuori con la pistola. Ovviamente gli altri, almeno per il secondo, dovrò usare ovviamente i miei yokai. Però questo qui, eccola là, ti pareva? Dannazione, perfetto, però questo se lo becca. Un bel pugnone dal nostro amico Nihilo. Bel pugnone. Femmete. Ottimo. Wow, però quanti danni! Manco ti avessi toccato la madre. Wow. È cattivello. Non posso usare niente. Nessun yokai della fila dietro. Perché tutti quanti di attributo fuoco sono. Cavolo, devo levare Sobron. Kyuubi l'ho messo giusto per combattere questi yokai. Ma devo levare Sobron o Imaginix, perché Imaginix mi piace anche se ha una difesa bassa. Però tutto sommato, bene, il primo Bishamonten è andato. Ora non ci resta che combattere anche contro gli altri e sperare di non beccare il cuore sulla pistola. Eccolo qui, Bishamonten ti viene incontro. Che combattente eccezionale. Uniti saremo inarrestabili. Vuoi fare amicizia? No, guarda. Bishamonten. Perfetto. Monten, Shamo, Bisha, Monty Burns. Eccolo qua, il primo. Anche se non credo che sia il primo in ordine dei yokai della fortuna. Mi piaci. Bene, 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 che piccolo prodigio. Hai sconfitto il dio della guerra. È davvero lodevole che tu abbia battuto me, il dio della guerra. Il mal di gola mi sta aiutando molto a fare la voce di Bishamonten. Grazie, mal di gola. Vai, fuori il numero 2, che sarà delle maree contro Ebisu. Ah, il pesce. Dovrebbe essere il pescione. Che poi dire pescione mi ha fatto pensare alla sigla finale di Yo-Kai Watch 3, che è pessima, sinceramente. Quella di Sushi e Tempura è diversa da quella di Sukiyaki. È un po' bruttina, tradotta in italiano. Io sono Ebisu, uno dei sette dei della fortuna. Strano però. Sembra un mostro marino dentro un costume di pesce. Però un pesce sventrato e tu ci sei messo dentro, è bruttissimo. Affari a gonfie vene, raccolti abbondanti, mi occupo di quella roba lì. Sembri interessante. Sei a pesca di ricchezze? O preferiresti una vita lunga da tartaruga? Oppure un polpetto giovane come te a bocca per le battaglie? Dunque, battaglia, ti va? Non tenerò troppo la lenza. Quindi... questo è uno yokai che garantisce un raccolto abbondante ai pescatori. Una pesca abbondante. Beh, ovviamente frutto proibito. E se la pistola questa volta mi dà la sua benedizione per attaccarlo, io sarei molto contento. Vediamo un po'. Oh, questa volta sì, ci ha dato la sua benedizione. E allora becchiamolo! Ehi, ehi! Ti muovi un po' troppo per i miei gusti, Totino. Ah, non l'ho finito. Ah, però! È un curatore! Ok. Buono, dai. Wow, 200 punti! Deve essere debole all'attacco di Zazel, allora. Abbiamo vinto. Tutto fa brodo. Eccolo qui. Hai vinto. Sgombero il campo. Però fammi sapere se mi vuoi intorno. Sgombro. Non sgombro, sgombro. Perché devo fare la battuta col pesce, no? Ebisu. Va bene. Tu ti chiamerai Ebi. Sgombro, ovviamente. Carponi. Ebi.
una battaglia degna di tale nome. Mi sono divertito molto. Forte come sei, avrai di sicuro una vita lunga. Ma magari, Fosh. Speriamo. Chi non vorrebbe vivere a lungo? E ora contro Ben Zaiten. Aura fulminante, andiamo! Eccoci qua, teletrasportati dalla dea Ben Zaiten. Lei che ci dà ricchezza, fortuna, fama, potere. Salve. È enorme. Io sono Ben Zaiten, uno dei sette dei della fortuna. Il nostro compito è di dispensare fortuna. Desideri la felicità? Sì, questo è lo spirito giusto. In tal caso, che dici di una suonata insieme? Perché fai quella faccia? Sono la dea della musica e della conoscenza. Soddisperò il tuo desiderio di felicità con questa chitarra elettrica. Grande. Beh, sarebbe più una sessione di prova, quindi non risparmiarti. Iniziamo allora anche questa battaglia. Io sono pronta. Suoniamo fino all'ultima nota. Perfetto, oppure fino a che non mi si rompono le corde, che una corda l'ho cambiata proprio due giorni fa, quindi se per favore suoniamo piano. Ma ha un plettro enorme in mano. Tipo Santana, che aveva un plettro grande come il palmo della sua mano. Bello grosso era. Iniziamo la battaglia allora. Stupidissimo l'oggetto, questa qui mi sa che dobbiamo farci tutta quanta con i nostri yokai. Ah, si difende la signorinella. Se scappi dietro, non scappi? Non scappa. Proviamoci un po', riproviamoci. Non scappa lei? Allora inizio a caricare, eh? Se mi scappi ora ti meno. Non scappa. Peggio per lei. Ah, però ha fatto poco Zazel. Basterà Malpugno? Sì, eccola, è crollata. Grande, bene così. Ben Zaiten ti viene incontro. Sei incredibile, lascia che ti allietti con la mia chitarra. E va bene. Ben Zaiten! Ottimo. Vediamo i soprannomi. Benz, ovviamente. Tenny. Rosa. Gloria. È un riferimento. Allora, hai trovato la felicità? Wow, hai talento da vendere. Mi sembra di sognare. Tornerò volentieri a suonare con te. Ora tocca a Juro Jin. Salve. Lei è un mago? Ha tre occhi. Io sono Juro Jin, uno dei sette dei della fortuna. Custodisco ricchezza e longevità. Sono doni che ti interessano? Tuttavia, non concedo facilmente tali benefici. Oh no, non sarebbe appropriato. E la faccia così delusa. Cos'è, il gatto ti ha mangiato la lingua? Sono il primo ad ammettere che posso sembrare un vecchio taccagno, ma credo nello spingere i giovani a guadagnarsi le cose. Niente aiutini. Dunque andiamo al soro. Tenta la fortuna e combatti contro di me. Se vinci ti ricoprirò di buona sorte. Detto ciò, non mi dispiace darti un piccolo dono, un limite. Non userò più i miei poteri e potresti addirittura avere una chance di battermi. Va bene. È un'area determinata. E adesso battimi e guadagni il titolo della tua buona sorte. E allora, sei pronto nonnetto? Diamogli ovviamente la mela. Mangiati sta mela. E andiamo con la pistol. Con la pistola, yokai, equipaggio medaglia, yokai, ovviamente il mio fidato Sobron equipaggerò. No! Perché mi deludi? È inutile farlo, è inutile colpirlo. Inferno di Kyubi! Oppure fighiamolo, che sennò... Oh, è andato! Il vecchiaccio se n'è andato! No, scusi, no vecchiaccio, è che così dicevo tanto per dire. Perché voglio la sua benedizione, la prego, mi dia la sua benedizione, l'ho sconfitta, no? Eccolo! Juro Jin ti viene incontro. Hai superato il test, ora posso insegnarti tutto. Tutto cosa? Juro Jin. E queste voci strane? Giuro! Giro! Gino! James! Gino! È stata una guerra.
Meraviglioso. Sai quanto forte. Mi fa piacere vederlo. Hai battuto uno degli dei della fortuna, un'impresa di cui essere orgogliosi. Con tutta questa forza vitale potresti addirittura arrivare alla mia età. Che sarebbe? Il prossimo è Ho-Tei! Aura burrascosa! Andiamo da lui immediatamente. Eccolo qui! Ha il ventaglio che si dica possa spegnere tutte quante le fiamme infernali. Tu chi sei? Io sono Ho-Tei, uno dei sette dei della fortuna. Ah, Ho-Tei, il principe del fuoco, il re del fuoco, la divinità del fuoco? In parole povere, il nostro compito è di rendere felici le persone. Ma io non rendo felice chiunque, sai? La felicità è responsabile individuale di ognuno di noi. Quindi, dovrei iniziare sconfiggendomi. Ci andrò piano, quindi fai un tentativo. Iniziamo la battaglia. Se mi batti, ti conferirò la felicità. Se non mi batti, nulla. Ok. Allora, iniziamo. Ovviamente, oggetti. Guantanamela e poi subito quella pistola che ti prego. Grazie, prego, signor Ho-Tei. Ti prego. È inutile. È andato anche Ho-Tei. Non è stato facile, mi ha dato un bel po' di filo da torcere, ma ce l'abbiamo fatta. Ho-Tei ti viene incontro. Viaggia insieme a me, o combattente errante dalla forza misteriosa. Facciamo amicizia. Ho-Tei. Ho-Tei. Ventaglio. Tai-Tei. Ennio. Morricone. E siamo a 5, ne mancano solo 2. Sarebbe più felice rispetto a prima che combattessimo. Direi che hai raggiunto la felicità con le tue forze. È stato bello anche per me, rifacciamolo prima o poi. Il prossimo è Daikokuten. Oh yeah. E questo dovrebbe essere un toro gigante, un bisonte gigante. Molto forte, ha una gran difesa, so. Eccolo, con martellone. Ciao. Io sono Daikokuten, uno dei sette dei della fortuna. Dunque, noi sette dei della fortuna elargiamo felicità e benessere alla gente. La felicità che porto io è, la pancia piena, il portafoglio pieno, eccetera. Beh, se vuoi quella felicità dovrai combattere contro di me. Ti darò un colpetto con questa mia mazzuola. Sarò cauto, non vorrei farti del male. Un colpetto, un pochetto di felicità. E adesso un po' di martellate come si deve. Beh, se tu fai avere il portafoglio pieno, è ovvio poi anche che comunque sia la pancia è piena. Perché se hai il portafoglio pieno, di conseguenza la pancia è piena. O sbaglio? Eccolo qua, con la pistola oscura fatto. Yeah. Ah, meno male, almeno uno con la pistola ce l'abbiamo fatta a farlo. Tecnicamente è il secondo. È stato magnifico, devi dirmi il segreto della tua forza. Vuoi fare amicizia, certo. Daikokuten. È giusto, sì. Kokuten. Daiko. Toro. Teo. Teo Teocoli. Siamo a 6, finalmente. Manca solo uno. E io che pensavo di essere forte. Non sono niente in confronto a te. Ti ho dato parecchie martellate, quindi devi essere davvero felice. Perché? Torna pure qui se vuoi un altro po' di felicità. Perché dovrei essere felice delle tue martellate? Eccolo qua, Hukurokuju. Combattiamo. Ah, per Hukurokuju però ce ne vogliono 3. Sembra che questo yokai sia uno degli yokai più gettonati per giocare. Sembra sia molto forte. Io sono Hukurokuju, uno dei sette dei della fortuna. Cosa desideri, caramelle? Giocattoli? O sei qui per ricevere longevità e buona sorte? Molto bene, prendine pure. Prendine quanto vuoi. Supponendo che tu possa battermi,
Solo allora la buona sorte sarà tua. Ti concederei i miei doni senza tali peripezie, ma gli altri dei non approverebbero. Non gli fa bene usarli a quel modo, direbbero. Ma solo per questa volta combatterò senza sarà più nei miei poteri. Non dirlo agli altri dei. Anche loro hanno fatto lo stesso, tranquillo. E ora combattiamo, sarà un piacere. Ci andrà piano, quindi buttati senza paura. Se lo dice lei, signor Kukurokuju. Ah, ti ho fregato! E gli altri dei se la ridono perché un comune mortale ha beffato un deo, un dio. Una divinità. Wow, l'ha evitato! Ok, ovviamente la mela, se no non diventa amico. Tanta prosperità a te, grazie. Incanto lucente che fa, recupera punti? Wow! Un po' tanti, Pistola Yokai, non deludermi, ti prego! Ora capisco perché è tanto gettonato. È un healer rottissimo. Oh, alto, attenzione, alto. Ora ce la faccio, dai. Miseria, ragazzi, oh. Recupera PS a tutto spiano, E ce n'ha davvero tanti di punti salute. È rottissimo. È rottissimo come yokai. Ah, che scontro glorioso, ma io ti distruggo. Permettimi di conferirti la mia fortuna. Fukurokuju. Vabbè. Fukuro. Kurojin. Zie, per favore. Nonnino. Deciditi. Ma non è tanto vecchio non vederlo. Parte la barbona. E ora ne abbiamo presi tutti quanti, i sette dei della fortuna. Meraviglioso! È una potenza che persino le divinità ti invidierebbero. Potrai guadagnarti più fortuna con le tue forze di quella che io ti sto offrendo. Continua a provare. Ora voglio vedere che livelli hanno, però. Livello 40! Rianima un alleato una volta. E non è neanche tanto forte alla fine. Ma secondo me sono più forti quando li affrontiamo, dai. Non può essere, se no. Eccolo qua, lui a livello di Zakora avrà sicuramente molto più spirito. Bene, per questo video allora Kuji è tutto. Domani proseguiamo con altri video. Non ho ancora bene in mente quale missione fare, ma penso che forse recluterò Emma. Sì, domani recluterò Emma. Bene Kuji, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente in descrizione dei link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.